Se sei aggredito da una persona che parla con violenza, con aggressività, come fare per riportare il tutto ad un tono accettabile e di convivenza civile e di buona relazione? Lo vediamo nel video. Gestire le persone aggressive non è facile, non è semplice. Utilizzare le parole a volte può essere anche rischioso. Perché dire a una persona che è molto agitata, calmati, potrebbe ottenere l'effetto contrario. Quello che ti propongo adesso non è un lavoro psicologico, perché non è il mio specifico, ma un lavoro di tipo espressivo. Utilizzare cioè gli strumenti espressivi per calmare le persone e portarle su una situazione di dialogo accettabile e civile. Per prima cosa, quando una persona è molto agitata, infervorata e sta spiegandoti una cosa anche in modo aggressivo, per lo più tende a sfogarsi con le parole e con il volume e il tono della propria voce. È importante lasciarla sfogare, è importante che sputi tutto, che spurghi tutto quello che deve spurgare. Successivamente dobbiamo agganciare la sua energia. Una persona particolarmente aggressiva è in uno stato di forte agitazione. Bene, agganciamo questa agitazione. Come? Utilizzando un modo di parlare, quando sarà il nostro turno, che sia alla stessa velocità, ad un volume un poco più basso e ad una frenesia un poco più ridotta. Se passiamo immediatamente, infatti, ad un volume, ad un'energia, ad un ritmo, a una velocità calmissimo, tranquillo, potrebbe esserci un contrasto troppo forte e potremmo non ottenere il risultato voluto. Agganciamo allora l'energia della persona aggressiva e mentre continuiamo a parlare, abbassiamo la nostra energia, rallentiamo l'eloquio, il nostro modo di parlare, riduciamo il volume della voce, passiamo da toni alti a toni invece più bassi, toni che sentiamo al petto. Ed è proprio sul petto che dobbiamo sentire la voce della calma, quella voce che il doppiatore psicologo Ciro Imparato aveva definito voce verde. Non a caso, perché è la voce della tranquillità. Facciamo allora un esercizio pratico per sentire questo tipo di voce. Dobbiamo produrre una vocale tenendo le mani sul petto e portando la vibrazione sotto le mani. È un suono innaturale. Oh. È molto cavernoso. Ci permette di far risuonare i suoni che noi produciamo esattamente dentro i polmoni. In questo modo abbiamo la voce verde, vibrazione sui polmoni, volume più basso, rallento la velocità del mio parlato, posso anche esitare nel parlato in questo modo, come se dovessi cercare le parole. E in questo modo riesco a tranquillizzare la persona che ho davanti. Un po' di esercizio quando siamo nella nostra camera, quando siamo a casa nostra, quando siamo in una situazione isolata, per diventare esperti di questo tipo di possibilità. Se per te questo video è stato utile, diffondilo. Fallo conoscere a persone che pensi che possano trarre un vantaggio da questo video. E poi contattami. Contattami per pensare insieme alla formazione in public speaking espressivo. Buon lavoro!